Bene ragazzi, benvenuti in questo, noi sul canale. Oggi ragazzi siamo qui per dire tutti i risultati di WWE, AEW Dynamite Elite Wrestling All Out. Questo qua mi sa che è il terzo evento che faccio recensione di AEW All Out, un grande evento. Forse il match qui butto è stato, non mi è piaciuto quello tra Matt Hardy e Guevara, un po' così. Parliamo di quel match. Match no disqualification, senza regole, match che durò veramente 6 minuti, durò pochissimo. Ha vinto Matt Hardy, vittoria meritata, e Matt Hardy ha dominato il match e ha vinto. Altro match, Shida contro Rosler. Shida vince, un bel match questo qui ragazzi. Non me l'aspettavo, pensavo che Rosler ogni volta che sbeffeggeria vinceva. Mi sbagliavo perché ha vinto clamorosamente l'altro Shida. Altro match, questo qui ragazzi, un match che non ho capito, forse uno dei peggiori della serata dopo quello di Matt Hardy e Guevara, forse il penultimo più peggiore della AEW All Out Wrestling d'evento, che è quello tra Drinkies contro Swole. Un match tooth and nail match, cioè praticamente devi staccare, cioè sono tipo dal dentista, devi staccare un dente, non so. Ha vinto Swole con una siringa attaccata, l'ha praticamente distrutta. Non ho capito il match, non ho capito il senso del match. Vince Swole, ma il match è un po' così. Match un po' così ragazzi. Altro match, cioè match con che cos'è, lo champagne, Mimosa Mayweather match, cioè contro tra Chris Jericho contro Cassidy. Vince Cassidy, un match anche questo qui un po' così. Sì, è stato migliore di quello di 2, 6 e mezzo gli do. Non ha avuto molto senso, non ho capito perché schienamento e perché lo devi buttare là. Comunque va bene, ci sta, un 6 e mezzo. Altro match tag team, FTF contro gli Omega. Vincono gli FTF, gli Axe Revival vincono clamorosamente. E poi che Omega si incavola con il suo amico Adam Page, lo distrugge. E sicuramente adesso il tag team si scioglie. Nuovi coppie tag team o AEW. Natural Light contro la squadra di Mr. Blondie Lee ragazzi. Beach, la Natural Light clamorosa, la squadra di Dusty Rhodes insieme a Scorpion Bay, Scorpion Sky insieme a Dusty Rhodes, insieme a Zack Ryder, insieme a un sacco di gente. Si gode. Mr. Potere è stato fregato con le sue stesse mani, è stato fregato. La vendita su Cody non è finita, perché ancora il TNT ancora il titolo. Ah. E ultimo match ragazzi, main event, match uno dei più belli, sì, un match veramente molto figo, quello tra MJF e Joe Moxley. Vince Joe Moxley con difficoltà assurde, però molto bravo MJF, però devo dire la verità, mi è piaciuto match. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo evento ragazzi. Io do un 7 più a questo evento e niente, noi ragazzi ci becchiamo ad un prossimo video, ciao.